Oggi viene presentato il 20° rapporto PIT Salute di Cittadinanza Attiva. Quali sono le principali criticità emerse del nostro sistema sanitario nazionale? Le principali problematiche che ci vengono segnalate dai cittadini con forza, con insistenza, sono il tema delle liste d'attesa ingovernate, il tema dell'intramenia che è ingovernato, ma anche il tema dell'aumento dei costi necessari per curarsi. I cittadini non ce la fanno più tra costi e tempi ad accedere alle cure nel nostro paese, e se prima l'intramenia e il canale privato erano delle alternative per sopperire alle inefficienze o alle difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale, oggi anche queste strade sono insostenibili per le tasche dei cittadini. Quindi emerge una necessità, e cioè più servizio sanitario nazionale a disposizione della collettività, ovviamente un servizio sanitario nazionale che sia più efficiente rispetto ad ora, più accessibile nei tempi giusti, efficace, ma soprattutto equo, e cioè che garantisca le stesse opportunità su tutto il territorio nazionale, perché ci sono situazioni, questo è sotto gli occhi di tutti, di regioni nelle quali più paghi in termini di ticket e IRPEF, meno hai in termini di livelli essenziali di assistenza. Altra cosa che ci viene segnalata è la grande cenerentola del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Nonostante in molti convegni, in molti dibattiti pubblici si parli di rilancio, rafforzamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale, i cittadini ci dicono con molta chiarezza che c'è un tema dei servizi del territorio che non sono in grado di farsi carico delle fragilità, quindi degli anziani soli, dei non autosufficienti, dei malati cronici che sono ovviamente alle prese col proprio percorso, che non riesce ad essere sostenuto da una rete di servizi sociosanitari territoriali all'altezza. E questo spinge ovviamente molte famiglie ad appoggiarsi sui benefici socio-economici legati all'invalidità civile e all'accompagnamento, che diventano una strada per molte persone obbligata, ma che quando la attivi ti mette davanti ad una tragica realtà, cioè tempi d'attesa biblici per ottenere la visita, tempi d'attesa biblici per ottenere i benefici richiesti. Quindi noi ripartiamo con una ricetta molto semplice: riprendere la stagione degli investimenti mirati sul Servizio Sanitario Nazionale, riprendere il tema dell'innovazione organizzativa dei servizi. Dosi massicce di innovazione organizzativa, governare i grandi fenomeni che oggi non sono stati governati: liste d'attesa, intramenia, abrogazione del superticket e revisione della normativa complessiva sui ticket e presa in carico delle cronicità. E poi la manutenzione del Servizio Sanitario Nazionale, da tanti sbandierata, va realizzata nella pratica, a partire dalla prossima legislatura.